Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Dinamo Kiev Lazio per l'ultima volta. Sto aggiustando l'angolazione. Cerco subito di spiegare una cosa che ho detto nel post partita, parlando della Dinamo Kiev. Aspettate però che... Cerco di spiegare che cosa ho detto nel post partita parlando della Dinamo Kiev. Io nel post partita ho detto che per me la Lazio ha giocato contro un avversario che è poca roba, cioè è proprio poca roba sotto il punto di vista tecnico. E ho paragonato la Dinamo Kiev a un Venezia qualunque, con tutto il rispetto per il Venezia e per i tifosi del Venezia. E sono stato attaccato per questo. Io non è che sto sminuendo la vittoria della Lazio, perché poi tutte le partite vanno giocate e tutte le partite vanno vinte. Ok, che sia chiaro, indipendentemente dall'avversario che hai davanti. E ricordiamoci anche negli anni tutte le partite che abbiamo perso contro l'Apollon Limassol, contro il Legia Varsavia, siamo stati eliminati dall'Ludogorets, abbiamo preso 5 gol dal Midtjylland 2 anni fa. Quindi è chiaro che tutte le partite vadano giocate e vinte. Però noi dobbiamo cercare di essere obiettivi. Dobbiamo cercare di essere equilibrati anche quando parliamo dei nostri avversari. E secondo me è oggettivo dire che la Dinamo Kiev è un avversario nettamente inferiore rispetto alla Lazio. Okay? A me non interessa che sono primi nel campionato ucraino. Il campionato ucraino negli ultimi anni si è ridimensionato, è stato smembrato per le ragioni che voi conoscete benissimo. Cioè, non è la stessa cosa. Vale una Serie B italiana, cioè come dire, vabbè, però il Pisa è prima in classifica nel campionato di Serie B. E quindi è un avversario nettamente inferiore sotto il punto di vista tecnico rispetto alla Lazio. Ma ripeto, questo non lo sto dicendo per sminuire la vittoria della Lazio, perché a me la Lazio ha gasato. E lo ripeto, a me la Lazio ha gasato. Cioè, mi ha galvanizzato. È stato giocato un grandissimo primo tempo, un primo tempo che ha dato dei segnali positivi, dei segnali importanti, soprattutto lì davanti. Però, se io devo fare un'analisi a 360 gradi, non posso non essere obiettivo. Uscendo fuori chiudendo la parentesi Dinamo Kiev, scusate, la riapro un attimo, cioè c'è il giocatore quello che gioca sulla sinistra, che teoricamente è uno dei giocatori più tecnici che ha la Dinamo Kiev. Ha fatto 3 cross nel primo tempo, li ha spediti tutti e 3 in curva. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Ripeto, la Lazio a me è piaciuta e soprattutto io sto notando una crescita continua da Udine. Dalla partita di Udine io sto notando una crescita continua. Ci metto dentro anche il primo tempo contro il Milan. Dal primo tempo contro il Milan ho notato una crescita continua. È stato giocato un secondo tempo di livello contro il Milan, è stata giocata una bella partita contro il Verona, e il Verona sì che è un avversario ostico per questa Lazio e per tutte le squadre della Serie A. È stato giocato un bellissimo primo tempo a Firenze, quindi io vedo una Lazio in crescita e questo mi porta ad essere molto speranzoso e molto ottimista per quanto riguarda il futuro. Molto bene Dia, molto bene Dele Bashiru. Alcuni giocatori titolari sono rimasti addirittura in panchina, quindi hai giocato con mezza squadra di riserve e comunque hai fatto bene e hai dominato. Quindi ci sono dei segnali molto positivi. Poi è chiaro che ci sono delle cose che vanno sistemate, che vanno migliorate. A me, per esempio, dispiace che Baroni va in conferenza stampa e dice: si è parlato tanto di mancanze di equilibrio, però noi siamo la seconda squadra dopo la Juventus che ha subito il minor numero di tiri in porta, di tiri verso lo specchio della porta. O di tiri in porta, ancora non ho capito. Ok, il dato esiste, però mi dispiace che venga utilizzato per giustificare qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Cioè, mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti che la Lazio abbia bisogno di sistemare il centrocampo in fase di non possesso palla. Ok? Ma mi sembra anche normale che questa squadra abbia bisogno di migliorie. Cioè, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Nel senso, uno non può aspettarsi che dopo un mese e mezzo con un nuovo allenatore la squadra sia perfetta.
Ok, però mi dispiace che questa cosa venga in qualche modo nascosta dall'allenatore, che per esempio invece ha riconosciuto il fatto che Provedel sia stato uno dei migliori in campo contro la Dinamo Kiev, che sia stato molto impegnato, che quindi la Dinamo Kiev abbia calciato molto spesso in porta, anche se dopo il 3-0. Lo ha riconosciuto, ma secondo me Baroni dovrebbe riconoscere anche che si deve trovare equilibrio. Cioè, per me il primo step per riuscire a migliorare è quello di riconoscere le cose che vanno migliorate. Poi, che altro? Nosdin, io volevo aprire una parentesi su Nosdin prima di chiudere il video, perché ne ho parlato poco nel post partita dell'altro ieri. Lasciando stare l'episodio, che è un episodio stranissimo, dispiace per lui. Però ecco, Nosdin secondo me sta soffrendo molto il fatto di essere stato pagato 18 milioni. Però da cosa nasce tutto? Qui mi tocca alzare l'esposizione. Da cosa nasce tutto? Tutto nasce dal fatto che dopo 2 settimane dal suo acquisto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è andato in conferenza stampa anzi a vantarsi di aver speso 30 milioni, di aver speso 40 milioni per 3 calciatori, 4 calciatori. Quindi tu metti sulle spalle di un calciatore pressioni di cui non ha bisogno, ecco, pressioni che non servono. E si ritorna poi al discorso della comunicazione della SS Lazio, però cioè, questo calciatore ha bisogno di essere lasciato tranquillo. Però dobbiamo essere anche noi tifosi della Lazio intelligenti da dargli del tempo, ok? Dobbiamo dare tempo a Nosdin, lo sappiamo benissimo che molto probabilmente non vale i 18 milioni che saranno spesi per lui, ok? E che il suo acquisto non sia stato dettato da esigenze tecnico-tattiche, ma più da un bisogno di fare un favore al Verona. Lo sappiamo benissimo e chiudiamo questa parentesi. Però ha bisogno di tempo, ok? Si vede che è un giocatore molto timido. In questo mi ricorda molto Felipe Anderson. Ha bisogno di giocare, ha bisogno di trovare fiducia, ha bisogno, come ha detto Baroni, di trovare il gol. Ok? Ha bisogno di trovare il gol, ha bisogno di trovare l'episodio che in qualche modo lo va a sbloccare mentalmente. E quindi cerchiamo di stargli vicino. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!